Ultimi due impegni del 2021 per il Pescara con altrettante trasferte. Domani la prima ad Imola. Il tecnico Gaetano Auteri punta sulla continuità rispetto alle vittorie con Grosseto e Pistoiese. Mouchet ad esempio è un giocatore che è tornato disponibile a pieno regime. E nell'ottica delle due gare qualcosina cambieremo, certo che sì, perché insomma credo che lo faranno tutti, alcuni ruoli ci saranno variazioni, ma da domani comunque credo che daremo continuità a quello che fino adesso abbiamo fatto, soprattutto nell'ultimo periodo. E allora Auteri dovrebbe ripartire dal trio di difesa di Grosseto e del secondo tempo con la Pistoiese, con Iannes, Ingrosso e Veroli, ballottaggio a destra con Cancellotti in vantaggio su Zappella, Diambo dovrebbe essere ancora preferito a Memusciai e poi Pompetti e Rasi. Davanti scalpita Rauti che prova a scalzare uno tra Dursi e Clemenza. Non convocati Marilungo, Galano, Radaelli e lo squalificato Rizzo, di contro c'è una Imolese penalizzata di due punti e all'interno di una flessione che ha risucchiato una rivelazione della prima parte della stagione in piena zona play-out. Ma la flessione è solo quella di risultati, perché li ho visti, li abbiamo studiati, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra organizzata, poi conosco Fontana, è un allenatore che dà criteri alle proprie squadre, hanno anche un mix fra giovani e giocatori esperti, ma ripeto, tengono bene il campo, squadra che accetta il confronto, squadra che gioca a calcio, è un bel test impegnativo per noi e di conferma soprattutto. Al giro di boa Auteri butta uno sguardo all'indietro, ribadisce di aver chiuso forse troppo gli occhi su quello che ha visto negli allenamenti quando si è trattato di fare scelte che poi, a prescindere dai cambi di modulo, non hanno pagato. Cambiamenti, cambiando diverse volte formazione, ma questo è dipeso molte volte dal fatto che chi in alcuni periodi è stato scelto non sempre ha dato quello che era in grado di dare, quindi abbiamo avuto un po' di discontinuità, è quello che noi dobbiamo trovare, la continuità individuale dal punto di vista delle prestazioni e dell'espressione in campo, poi quella di squadra più o meno l'abbiamo sempre avuta, a parte momenti in cui c'è stato un po' di nervosismo. Direzione di gara affidata a Rinaldi di Bassano del Grappa, che non ha precedenti col Delfino, un paio coi romagnoli, sconfitta a Ravenna un anno fa per 3-2 e vittoria sul Trestina in Serie D nel 2017.